Ragazzi, allora, abbiamo superato l'insofferenza filler. Però ho premuto X prima di anche solo immaginare l'ipotesi di un'introduzione, quindi immagino che ci sia una certa prescia di leggere Biblio. Allora, beh, bisogna fare le cose per bene. Adesso abbiamo superato... Però il volume è bassissimo. I don't believe you've read this particular chapter before. Sì, proprio bassissimo. If you have a question for me, I should be happy to answer it. Non possiamo andare oltre il sapiente scolastico. Allora, facciamo le cose per bene. Queste sono le cose principali che lui trova. In teoria, le cose rilevanti sono anche quelle che lui sblocca con il level up o comunque con qualche sua ricerca personale. Quindi, fonderie. E vabbè, dove stiamo andando? Un cantiere navale pienamente operativo, situato all'interno. Sei? Qui che Mid insieme agli altri sta ultimando in segreto l'Enterprise. Ma non è proprio qui, sì, cioè sì, è un posto dove non siamo mai stati, però. Cioè, perché noi giocatori... Non l'hai esplorato, ma è dove Clive è stato ricoverato. Sì, però non ci siamo mai stati. Le altre scogliere, le forti correnti che la circondano, celano l'interno da occhi indiscreti. Barnabas, che cosa ci Madonna, dice? Madonna, il Warrior of Light è uguale, mi fa troppo ridere. È lui, è uguale. Vero, cioè in realtà... Beh, il Warrior of Light di Fantasy. Vabbè, a questo punto ti provoco. Ovviamente Clive combatterà contro Barnabas. Ci sarà il cavallo? O si trasformerà in Odino? Certo che c'è il cavallo. Ok. Perché comunque lui ha creato Sleipnir come vassallo, ma alla fine lei... Esatto, può ricrearcelo. Cirada l'hai battuta, non è che... Cirada non l'ha battuta, ma riapparse. Poteva essere... È vero, è vero. Cioè, possibilmente il colpo di scena è che riappare. Tale quale. Sì, con memoria forse senza, però hai ragione. Bella trovata, hai ragione. Allora. Sebbene l'isolamento dalla sua nazione Cineria abbia permesso a Barnabas di restare in disparte dagli affari di Ciclonia, cosa che ha spesso deciso di fare, i suoi ultimi movimenti sembrano indicare che abbia ambizioni nei confronti del continente occidentale. Ragazzi, non c'è più il continente. Cioè, il mondo sta venendo consumato. Non è vero, c'è un sacco di gente ancora. Vuol dire non c'è più. Allora, sì, l'Africa è tutta secca, non c'è nessuno. Che vuol dire? Beh, nel deserto no. La piaga equivale a un deserto. Sì, pensa quante persone ci sono in Africa e tu pensi in un deserto... secco, brutto, però no, l'Africa non è tutto un deserto secco e brutto, capito, ma è la stessa cosa, solo che invece di esserci il secco c'è il nero con la piaga. Una federazione di città-stato indipendenti. Ma questo l'avevo già letto. Esatto. Perché sai perché era avendo perso i propri leader politici e buona parte dei propri cittadini, le città libere hanno cessato di essere una nazione degna di onestamente avrei messo soltanto la parte nuova. Sì, non capisco perché ripetere tutto e poi aggiungere un pezzo. Esatto. Mettimi la spiegazione base e poi nelle pagine successive gli aggiornamenti. Esatto. Sì, è inutilmente complesso, contorto, non complesso. Ma perché non te lo rileggi tutto chiaramente? Quindi magari vai a cercare di saltare le cose e poi magari ti perdi qualcosa perché vai veloce. Degli imperitori ottenne una copia del diario di Moss il cronista. Ah, sì. Dalle cui pagine apprese dell'esistenza di Ultima. Perché non ce l'ha detto? La creatura che avrebbe poi incontrato e sigillato dentro di sé nel santuario di Testa di Drago. Una delle cose più fumose dell'intera narrazione, perché l'ha sigillato, ma non ha mai avuto un'influenza che non sia stato non prendere Clive subito. Perché l'ha sigillato, ma poi ha fatto il cazzo che gli pareva in qualunque altra cazzo. Sì, tranne... Sì, che poi comunque... No, ma il problema è che... La cosa che io non capisco è che... Posso pure capire che magari il sigillo, visto che comunque è una cosa a livello divino praticamente, alla fine magari puoi limitare un potere. Sì. Il
Sì, solo che poi... Cosa ha limitato se poi c'è Olivier preso? No, solo che c'è la scena in cui torna da Clive, di nuovo, sono ecco, davanti a Clive, va per prendere e dice, ah, no, non è ancora pronto, non è ancora il momento, sì. E se ne va. Quindi, che cacchio ha fatto Joshua? Se ultima ha avuto influenza sul mondo, su comunque i gemelli, ha avuto influenza su due continenti. Quindi ha fatto i cazzi suoi. E poi comunque Clive non l'ha preso perché non voleva, non perché non poteva. E quindi che ha fatto Joshua? L'ha frenata per un paio d'anni, forse? Sì, però... Però poi si è liberata. Non viene scritto nel codex che dovrebbe essere costruito per questo, ecco. È strana questa cosa. Sì. Fu durante la fuga dai suoi numerosi nemici che incontrò Sid, che le diede rifugio in cambio dei suoi servizi esclusivi. Ha comprato il suo laborioso assistente Goetz, che lei chiama il suo occhio destro, dai suoi genitori negligenti. Di Torgal dice che non è assolutamente un Aegon, ma il suo potere... Perché non me lo fai leggere invece di dirmelo? Visto che l'hai letto mentre io parlavo, sì, senza farmelo vedere. Per creare... Aegon. Ma il suo Aegon, ma il potere di colore al cui fianco ha camminato, va bene. Theon Lesage, principe del Sacro Impero di Sunbreak e dominante di Bahamut. Theon ha guidato i suoi dragoni nella rivolta contro il tradimento dell'imperatrice Annabella e di suo figlio Olivier, ma ha finito per uccidere il suo stesso padre, colto dalla follia, si è trasformato in un Bahamut... In Bahamut. Sì, intendevo dire sì, in un Bahamut Berserk e ha distrutto buona parte del dominio. Vabbè, non dice niente di che. Non ce lo maltrattavano perché era un po' scemino. Eh sì, sì, che erano negligenti. Infatti lei, anche lei c'è cascata comunque, perché l'ha comprato convinta che fosse un treno. Otto. È solo un po' lento. Infatti sì, in realtà sì. Tuttavia, dopo che il suo primogenito si risvegliò come portatore, la sua famiglia condannò senza scrupoli il figlio che amava una vita di schiavitù, Otto non poté più chiudere gli occhi sulla sofferenza di coloro che erano stati toccati dall'etere. Il suo amico si unì alla causa e insieme giurarono di salvare il figlio di Otto e altri come lui. Molle. Espande i confini del suo repertorio culinario assistendo Ivan nel far rivivere i discutibili piatti proposti dal suo discutibile libro di cucina. Quinten, eccoci qua. Allora. È rimasto solo dopo che molti dei suoi fedeli compagni hanno perso la vita alla perduta, è stata inghiottita da un flusso di etere. Tuttavia, con il sostegno dei superstiti della sua famiglia di Ala Perduta, ha giurato di ricostruire il villaggio altrove. Ovviamente. Allora, va bene. Per fare spazio, Martha ha collaborato con Clive e Wade per insediarli a Pozzo Orientale, dove li sostiene da allora. Philippe. Va bene. Conrad. Va bene. Nathalie. Ah, ok. Quando i banditi sono tornati, è stata la prima a gettarsi nella mischia. Brava. Oh, hanno tutti facce diverse. Oh. Ah, sta cosa è fantasticamente deliziosa, infatti. Ok. Cioè, comunque se ci pensa un sacco di NPC unici. Sì, un sacco. Ma poi, tra l'altro, appunto. Non... E ognuno ha la sua piccola storia. Esattamente. Non sono semplicemente visi. Dopo che suo fratello minore Theodore si è risvegliato come portatore, l'ha aiutato a fuggire dalla loro famiglia e a costruirsi una nuova vita lontano da coloro che volevano ridurlo in schiavitù. Ok. Molti banditi e bestie hanno preso di mira le carovane della loro ditta, ma finora li ha sempre respinti. Theodore è anche un portatore, ma è riuscito a evitare il marchio dopo essersi risvegliato tardi ed essere stato portato via da casa da sua sorella, un atto di compassione e di sacrificio per il quale le sarà sempre grato. Honza. Un orfano di Boklad, costretto dalle famigerate pietre lavorate a borseggiare i viandanti. Dopo essere stata liberata dalle loro grinfie, Eloisa ha deciso di impiegarlo presso le carovane scarlatte per evitare che ritorni a una vita criminale. Ha promesso di diventare il primo di cliente della fucina di Goetz quando il mercante diventerà un fabbro a tutti gli effetti. Ui. Cyril è il membro degli imperitori. Sì. Jote, vediamo un po'. Dopo che il suo ordine ha salvato Joshua Rosfield dalle rovine e l'ha rimesso in salute, è stata incaricata di accompagnarlo e proteggerlo nel suo viaggio per scoprire la verità su Ultima. Ma chi l'ha nominata Ultima lì in quella scena? Non lo sapremo mai. Allora, il suo sogno. Capito. Chi ha nominato Ultima mentre salvava Joshua? Il suo sogno era Joshua ha sentito le parole Ultima mentre veniva salvato dagli imperituri, quindi qualcuno ha fatto nome di Ultima mentre veniva lì a togliere le pietre da Joshua, o comunque immediatamente, cioè nel clan degli imperituri. Ma hanno capito che c'era di mezzo Ultima. Come fanno a sapere perché avevano il libro di Mo
fosse il cronista dove parlavano di Ultima. Loro sono quelli della setta che sanno tutti sì, i cazzi. Ma, appunto, vorrei sapere chi di loro ha detto ma che, cosa. Ma chi se ne frega? Erano un gruppo di persone che parlavano, ha detto questo, cioè questo è stato Ultima, ha fatto bordello e lui l'ha sentito. Che poi in realtà ci aiuta a capire che effettivamente quello che è successo a Porta Fenice è solo colpa di Ultima. Ma com'è stata colpa di Ultima? Cosa ha fatto Ultima? Cosa non ha fatto stato... Ultima a Porta Fenice? No. Annabella non c'entra niente con Ultima. Esatto. E Ultima ha risvegliato Ifrit? Forse sì. Qualcosa ha fatto. Ha preso il controllo di Ifrit in quel momento, forse. L'ha trovato e l'ha triggerato, gli ha fatto uscire l'Ifrit. Possibilmente. Ricordiamoci che Clive è stato creato, eh? Poi può essere una supercazzola da villain. Mythos è stato creato. Mythos è stato creato. Clive è nato figlio, certo. Quindi probabilmente è una qualche reincarnazione supercazzola di aver preso i poteri di qualcosa. Bisogna capire se questa cosa verrà spiegata o se resta così, tipo... si è reincarnato in qualche maniera. Annabella invece è una totale illusa, perché il suo sogno, questo è quello che dico io, il suo sogno era quello di fondare insieme a Sylvester una nuova stirpe benedetta da Bahamut e dalla Fenice. Ma questa cosa è una sciocchezza by plot. Cioè, i dominanti non nascono per diritto di sangue. Sì, è una scelta, la Fenice è un'eccezione, perché appunto, è sempre allora che vuole, allora che vuole Bahamut, quello che sto dicendo io. Allora, cioè, è appunto, la Fenice sceglie, no? Perché la Fenice è eccentrica, la Fenice sceglie quel clan perché sì. Ma non tutti gli Aegon sono così. Sì, ma Bahamut l'avevano già. Lo so. Non voleva un figlio come aveva Bahamut. Però avevano già Bahamut. Una nuova stirpe. È come se lei volesse che questa eredità fosse mantenuta nel suo sangue per sempre. Questo benedetto sangue blu, che non ha un valore se non quello di certe monarchie. Per la Fenice il valore ce l'ha, perché è sempre stata nella sua esatto. famiglia. Sì, ma Bahamut l'avevano già. Dio non ha 87 anni, sarebbe rimasto con loro. Ah, poi, ma tu intendi in un contesto di sua longevità? Ufficialmente, sì, ufficialmente, per Dio, era figlio dell'imperatore. Sì, certo. E poi appena moriva, lo trovavano da un'altra parte, se la arraffavano. E rimaneva satiritera, come l'hanno fatto una volta, lo fanno altra volta. Sì, se Bahamut gli piace fare sti giochi, sì, effettivamente, se magari si va a incarnare in sfigatelli casuali. Comunque c'è la supercazzola della dea, e che quindi Bahamut serve la dea, e che quindi siccome l'imperatore è la reincarnazione della divinità, Bahamut servirà sempre la dea. Alla fine sì. Ma sti Aegon hanno una volontà? Dico, non è che Annabella mi sembra sta grande cima comunque. No, che ci no, no. Dire che ci ha fatto lungo pensiero a lungo termine comunque. Ecco. Esatto. Ha posto fine la propria vita davanti agli occhi increduli dei figli che aveva tradito. Cioè, tutti sono tutti incestelli, dico, hanno un pochino la testa sbarellatina comunque. Allora, ok, eccolo lui, bello. Ma mi dispiace che non ha avuto un po' più spazio, perché era anche per cambiare un per po'. Per questo che servono i 3 season pass. Ma perché, cioè, perché è chiaramente meglio di quella merda dell'imperatore di Final Fantasy XV. Direi. No, cosa mi hai ricordato? Neanche esisteva, neanche esiste quel personaggio. No, esiste nel film. Sì, esatto. Esiste nel film, la scena è fichissima nel film. E certo, e tanto poi, quanto poi... Ardyn è un altro personaggio nel film. Sylvester perse la vita per mano di Dion e della sua lancia, balzando in difesa di Olivier, nella sala del trono del palazzo risponde Gemelle. Wade è rinato nella porta occidentale. Sì, ma come si è salvato? E non lo sapremo mai. L'avevamo già letto, non lo sappiamo. Cioè, è sopravvissuto perché sì. L'altro no. Erano accanto. Uno è morto e l'altro no. Madre di... Madre di Re Barnabas di Walud. Ultima non sa come era vestita. O quantomeno un'illusione evocata da Ultima, così come sua maestà la ricorda quando era... Se la ricorda, hai capito, se il bambino! Se la ricorda così. Barnabas. Allora, vediamo se ci mette secondo, Ultima è nudo comunque. Sì, ma anzi, la cosa che mi domando io è... Metti caso che all'interno di un conflitto finale Ultima... Ah, sì, scusa. ...perda l'esoscheletro. Io non credo che abbia 4 braccia. Non lo so mica, Io non penso che nel conflitto finale sarà così. Io penso che prima lo combatti così, poi si fonde qualcosa e diventa più grosso. No, cioè avrà almeno tre forme. Allora, come sarà il combattimento finale? Ultima? Controlli Josh e Clive diventa il cattivo.
Magari. No, non perché, sarà così. No, perché perdi, sì, per, no, perché perdi tutte le, build. No. Non puoi farlo. Joshua diventa il cattivo. Magari. No. Ci saranno. No, allora, sotto questo punto di vista, in questo Final Fantasy XVI non è particolarmente spesso. È lineare in questo. Sarà Clive, o forse Joshua, ma mi sa che Joshua... Non lo so. Joshua, no, contro, Joshua, secondo me... O si fonde definitivamente, insomma, qualcosa succede. Joshua... Però il nostro Diabolos ci servirà contro Ultima, penso. Il fatto è questo: ci sarà Joshua, Clive che si fondono contro Ultima, che assumerà forme. Il fatto è che ancora non sappiamo cos'è Ultima. Clive si piglia la Fenice e basta. Oppure Clive si piglia la Fenice. Risolvi il problema. Esatto. Si piglia la Fenice. Attraverso l'aver la Fenice, che ha già posseduto a livello di simbiosi magi genetica, capisce come assimilare anche le forme carnali degli altri Eikon, li evoca tutti contemporaneamente, diventa Ultima tutti lui. Contemporaneamente, scusami. Come... Sì. È il corpo che si trasforma, mica li evochi. Sì, no, intanto dire, si trasforma in Ozma. Li evoca diventa tutti... una pallina. Sì, perché, se io ho le orecchie di Fenice così, allora posso anche avere gli artigli di Garude. Vabbè, le ali sulla faccia che aveva... Lì. Quello. Li evoca tutti e Ultima fa porca puttana, quello era il mio piano, poi viene sconfitto Giorgio, diventa così e diventa io non ho capito perché ti sei flashato Ultima nudo comunque tutto questo perché dovrebbe perché perdere le sue perché sto coso perché lui è intubato in sta roba. Non è intubato, è una divinità, fa il cazzo che gli pare. Non è detto che sia proprio un dio, magari si crede in dio. Ma no, perché queste divinità che cazzo sono? Sono così forti. Sì, esatto. Ho capito, e allora è una divinità, è molto forte una divinità, non è che c'è qualcuno... Comunque che... ci sarà Clive Requiem, Ifrit Requiem, Dominant Mythos Requiem, si chiamerà lo stand. Sì. Comunque vabbè, vuole che assorba tutti per fare il Vessel Field. La Gang Bang di Eikon vuole fare. Esatto, vabbè. Ah, vabbè. L'ex ducato ormai è uno stato di suddito più di nome che di fatto. E vabbè, grazie. Guardia della fiamma, quanta roba. Vabbè, perché ci sono tutte le date. Dopo che la loro base nel distretto di Lazzaro si è stata distrutta da un flusso di etere, si sono spostati a nord. Martha, amicizia, porta occidentale. Non ho capito perché Banna passa nell'inquadrato delle scene nei ritratti e non è nudo. Per me sì. Cioè, perché è vestito? Non capisco. Pochi al di fuori dell'ordine sanno della sua esistenza, persino tra gli esponenti più in vista della nobiltà rosariana. Ancora oggi, con Rosario ancora venuto in provincia imperiale, continuano a servire il legittimo re. Era, insomma, duca. Asce di sangue sono la banda di mercenari. Pozzo orientale. Ah, no, no, ho detto occidentale 20 volte, va bene. Va bene. Ma sbaglio, stiamo finendo il gioco? No. La geopolitica è nuova. Coda di drago. Il cristallo è come fiorito, perdendo i suoi frammenti come i petali di una margherita delle nevi, per rivelare il sacro cuore al suo interno. Quindi stupidino. È un po' cretino, sì. Cioè, io ancora non capisco perché è l'unico cristallo che ha agito. Allora, curiosamente, molti dei sopravvissuti al caos di quella notte affermano che il cristallo sia sbocciato come un fiore prima di essere distrutto. Va bene. Va bene. Allora, Madonna, quanta roba, ragazzi. Cavalieri sacri dragoni, quelli di Dion. Nella battaglia dei confini, così come in molti conflitti nel corso degli anni, hanno guidato fieramente le cariche degli assalti dell'impero. Va bene. Ok. La macchinazione di Annabella ha spinto i dragoni a ribellarsi contro l'imperatore. Ala perduta è fottuta. L'Aldermanno Quinten sta cercando di fondare un nuovo villaggio. Scudi neri sono finiti. Alla morte di Annabella, molti di essi, ormai privi di un leader, fecero ritorno a Sunbreak per mettersi al servizio del Lord Giudice Capo e vigilare sulla perduta. Quindi erano al servizio di quello lì. Ma pensa a te, senza volto. Che peccato se non si è visto. Questi sconvolgimenti sono stati ulteriormente inaspriti dal lancio di Primo Genesis da parte di Ultima, quello a cui non frega un cazzo di nessuno perché hanno tutti la pagnotta da spedire all'amico accanto. Oddio, in realtà queste sono... Ma loro che ne sanno? Ho capito, ma tutti... C'è il cielo brutto! Lo so, ma in tutto il continente, infatti ci sono i dialoghi extra. Ma che ne sanno quelli che tutto il mondo? Che cosa si... Che fosse? C'è brutto tempo, i cristalli stanno morendo, c'è brutto ed tempo. Ed è pieno di Akashic il mondo... Ma mica pensi che c'è Dio che sta lanciando la maledizione? Pensi che c'è il cattivo tempo perché i cristalli sono andati? Anche le queste secondarie fino ad ora sono state comunque legate proprio a questa sorta di involuzione del bioma mondiale, quindi...
Ascesa, ok. Verità nascoste. Suo secondogenito e unico figlio dell'imperatrice, in apparenza come riconoscimento per il ruolo svolto nell'accordo di pace dall'impero e la Dalmechia. Sebbene l'ascesa di una persona così giovane fosse senza precedenti, l'imperatore Silvestro rassicurò coloro che usarono esprimere dubbi su tale scelta, affermando che, in quanto incarnazione della somma Gregor, egli stesso sarebbe stato consigliere del giovane imperatore finché questo non fosse giunto a maggiore età. Il principe Dio, in primogenito e legittimo erede del trono, si oppose con veemenza al piano, ma le sue proteste andarono a vuoto. Vediamo un po'. Rivolta di Elwyrm. Va bene. Molto triste, ovviamente, da leggere questa cosa. Distrusse inavvertitamente la città che stava cercando di salvare. Bel personaggio, Dion, veramente. Uomini dell'Orcia, c'è una repubblica sull'orlo del disastro. Dopo la morte di Kupka, le sue forze si sono sparpagliate, tornando per lo più nelle campagne per dedicarsi al brigantaggio. Giustamente non potevano fare cose normali, dovevano per forza essere cattivi. Molti dei minatori che avevano perso il proprio sostentamento con la caduta delle zanne di drago hanno trovato un nuovo scopo nella guardia cittadina. Questi non sono andati a fare banditi, però. Esatto. Solo unendo la cittadinanza era possibile ritrovare la forza necessaria per spingere i banditi. Va bene, sì. Lord Under, no! L'alter ego di Clive, o meglio, la maschera che Lubor, per sua teatralità, gli impose di portare. Fu Lord Underdill della Lega dei Mercanti di Randella a far sapere a Natalie che l'aiuto della capitale non sarebbe mai arrivato e che la gente di Dalemil avrebbe dovuto collaborare per rifornire l'episodio robe scorte. Underhill. Sì, è praticamente Bash, cioè Van che fa Bash. Boklad, una frenetica città mercantile. Le porte secondarie della città li collegano alla Via del Cristallo, la quale conduce fuori dalla Repubblica, pertanto sono attentamente sorvegliate contro accessi non autorizzati. Carovane scarlatte, che purtroppo non sono un minigioco, potevano fare un sacco di cose. Tabor, un antico insediamento nella parte centro-meridionale di Dalmechia, che sembra aggrapparsi alle stesse pareti rocciose che dominano il paesaggio di questa regione. Va bene. È stata fondata dai cosiddetti Guardiani del Cristallo, a cui si unirono in seguito nomadi, cacciatori e raccoglitori. Vedi che bello che cosa che si completa con questo. Creando la cultura mista che contraddistingue la città. Sono state proprio le capacità di questi cacciatori a permettere di ottenere i materiali grezzi da cui si è sviluppata l'industria della lavorazione del cuoio. Che cazzo è questo? Kajlok. Un vecchio villaggio abbandonato dove Gav e Clive hanno guardato il mare, come il ruscello, sì, al tramonto. Sì, solo quello hanno fatto. Presto i suoi abitanti l'hanno abbandonato ed è stato occupato da bestie selvagge. Tuttavia, Eloise e le sue carovane stanno cercando di ricostruire la cittadina per fornire un rifugio sicuro ai portatori. Fora di lato, una stretta valle di arenaria che attraversa la parte nord-orientale di Dalmechia. Quanto vorrei sapere di più di questa roba. Nonostante per secoli le acque dello stretto di Autha siano defluite costantemente nel profondo cratere, questi non sembra volersi colmare. Bro, questa cosa... cioè, devi spiegarmela, eh? È una figata. Echi di Krosjit, una tetra desolazione color ocra che si estende nella parte centrale di Dalmechia. La sua parte nord è un labirinto di canyon claustrofobici e di detriti dei decaduti ed è priva di strade lastricate o avamposti. Insomma, solo geografia, figa maggiore. Ok. L'unica nazione rimasta a Cineria. Infatti, ma perché il ma è finita? Cioè, che succede? Dice ultima, spam! Eh no, purtroppo ho letto. Purtroppo non è così interessante. Io credo che molti pezzi di Codex dicano la stessa cosa di altri per far sì che tutti abbiano idee chiare su quel poco che succede, quando in realtà è tantissimo, se guardi la mappa di Vivian. È quello che un tempo era uno stato indipendente. Un piccolo stato indipendente. Okay. Quello che un tempo era uno stato indipendente. Ops! Dopo 5 anni il dominio di Sambrex sulla regione si è concluso con la stessa rapidità con cui era iniziato. Sì, ma per un cataclisma di livello divino. Per un turbo Zeta Flare. Esatto. Un conflitto combattuto dal Sacro Impero di Sambrex e la Repubblica di Dalmechia. È un pass di cristallo. Sì, anche i conflitti di Final Fantasy XV hanno dei nomi storici e delle date accurate. Certo. Sono geograficamente posizionati, sì. Un incidente raccontato nei miti e nelle leggende. Guarda che bella inquadratura. Che bello, un freak end così. Se vogliamo credere a tali racconti, l'umanità, ebra della propria avarizia, decise di sfidare gli dèi e a seguito di questa arroganza ne subì il castigo divino. L'enorme cratere, che si dice sia stato il luogo in cui si è svolta la battaglia finale di questo grande conflitto, è circondato da ripide rovine, il che sembrerebbe confermare alcune verità celate nei racconti. Bene. Forse lì c'era una capitale. È capito. È esatto. Vabbè. La figura di Egon intenti a venerare una figura centrale che si presume sia ultima, il dio che regna su tutte le altre entità.
Sebbene molti pensino che si tratti di vestigi della civiltà dei decaduti, alcune delle sue strutture che sorvegnano, come l'apoditerio e i santuari nel cuore dei cristalli madre, sembrano essere persino antecedenti a tal'era. Dopo il lancio di Primo Genesis, all'ombra dei cieli neri che se ne sono seguiti, sono emersi dalle rovine e ora vagano in tutta Valistea. Progettato e costruito dalla giovane Mid, che è un personaggio che sta prendendo molta dignità. È una cosa molto dolce. Non è una macchietta. Gli ingegneri di oggi imparano in gran parte gli uni degli altri. Proprio per questo ora Mid condivide le conoscenze che ha appreso dall'Università di Canver con i bambini del rifugio affinché un giorno possano essere alla sua altezza. Aspetta! Che cazzo è quella cosa? Quella è l'aeronave. Sì, è un modellino di aeronave. Tra l'altro, praticamente di Final Fantasy 9. Sì, no, è l'aeronave, tra l'altro è pure. No, tra l'altro è pure il primo minion che sblocchi Final Fantasy 14. Eh sì, è quella che. Sì. Con le elichette. Misteri del regno. Ah, lo stufato è l'opportunista. Madonna. Mefitico. Sì. Quella carne è tanto flaccida quanto il limo delle paludi che abitano. Mio Dio. Che spettacolo. Ok. In tempi moderni invece i dominanti nascono per lo più tra i robi di Sunbreak. Passato una tribù nota come i semi della luce viveva nelle esiste nordorientali, dove oggi sorge la grande città di Flamme e tra le sue genti nascevano i dominanti di Bahamut. Ma comunque c'è una. C'è un pattern, però. Cosa vuoi, Buco? Ah, perché sono. Ok, scambio interculturale. È stato riscontrato che alcuni esemplari possiedono la capacità di conversare in modo rozzo e a volte persino di collaborare con gli esseri umani. Carino. Draghi. Maestose bestie alate, comunemente considerate tra le creature più antiche di Valistea. Anche se raramente avvistate in tempi moderni, ci sono molti miti e leggende riguardanti i draghi. Secondo uno di questi, Valistea stessa sarebbe stata formata dalla caduta di un grande drago. Secondo la fede gregoriana, i draghi sono stati creati dalla dea per divenire sentinelle sacre di queste terre, e pertanto sono da lungo tempo impiegati dai cavalieri del Sacro Impero di Sunbreak in vari ruoli militari delle legioni imperiali, non solo. E infatti ci ha gonfiato di botte davanti a Bahamut, poi è arrivato il drago vero. Grazie, Hippocrates. Però dovresti lavorare un po' più. Did you learn everything you needed? No. Sid, did you know that chocobos are far more resilient? Sì, me l'avevi detto. Andiamo a fare una coccola a Blackthorn e andiamo avanti, esatto. No, sono due. Lo so che sono due. Purtroppo lo so benissimo che sono due. Che è successo? Si è spenta la luce. Paul said it was an army. Chi è? All right, Clive. Blackthorn told me you helped him out again. Tough for that. Speaking of which, worried about him. Afraid so. It's a bit of a funny sì, one. Vabbè, sposatevi e basta, però. Cioè, non è che va bene questa cosa. And he gave me this flashy ring to say thank you. So, obviously, I show it to Blackthorn, thinking he'll be impressed. Only for him to go white as a sheet and quiet as a curl instead. Non parlare mai try più. As I might, I can't for the life of me. And sì, gli fai vedere l'anello così lui pensa altro. Scusami, per questo si è sconvolto. I'll be sure to pay him. All right, I'll meet you by the forge then. Che gliene frega il fabbro dell'anello? È così rotondo. La sua densità è altissima. È in crisi di mezza età, Blackthorn, comunque. Sì. Dai. Glory to Grigga. What's happened? Taya's busy working herself into an early grave. Since the arrival of her latest patient, I've tried offering to see to him in her life. She hasn't left the infirmary in days. Will you talk to her? Order her to her chambers if that's what it takes. Because if she keeps this up, I fear the hideaway will be without its best physica. I know better than to order Taya to do anything. Oh, thank you. Paziente. Signorina, è letteralmente una testa di Futurama, cioè è pietrificato fino al collo. Well, Taya, Rodrigo is worried about you. We all admire your dedication, but you do need to rest. I will, when it's time. Until then, I'm staying put.
We owe him that much. Chi è? Who is he? Someone from my past. It won't be much longer. The crystal's curse has almost finished its work. If I had the tears, I could ease his passing. But without them, we've nothing that will touch the agony of those last few hours. How would tears help this man? Not my tears. Tears of mercy. You wouldn't, Taya. Surely. There must be something we can do for him. Vai via, per favore. Sometimes an easy death is the greatest kindness we can offer. Certo. You do well to remember that, Rodrigue. We have all the ingredients we need for Alicia Balwam. I can make the draft if... Just tell me what you need. There is a species of venom-weeping spider that lives in the forests of Norvent. Bring me one of their eyes. I'll make sure the other ingredients are ready before. Quindi abbiamo un Final Fantasy che esplicita eutanasia. Bene. Però. Non me l'aspettavo mica. Ecco. If it was me lying there, I know he'd do me the same. Sorprendente. Che miseria Final Fantasy 16. Rispetto. Ma ci sono anche faccia di incesti, per cui insomma. Ma lo sai che sono cose diverse. Le zozzerie rispetto all'eutanasia. Per carità, non è una cosa nuova nei videogiochi, No, ma penso che. Non lo so come funziona il rating, lo sai su queste cose strane. Hai ragione anche tu su questo. È vero, il rating è un po' strano. Non saprei cos'è peggio. Non lo puoi giudicare con le tue metriche. Hai ragione. Non sono metriche logiche. Hai ragione. Dai, Black, però mi fa piacere. Però è divertente, che è sempre più triste. Bloody hell, Clive. Not this again. That remains to be seen. August tells me he should, and that the sight of it clearly upset you. Come on, mate. Bottling it up ain't gonna work. If it weren't the ring, and it was something I said. It was the ring, right? It brought back some unhappy memories. Memories of what? There are things we'd all rather leave behind, Blackthorn. And sometimes it doesn't. It won't be like that. Fine. If it'll get you off my back, that ring you flashed was the work of Zoltan. We apprenticed together back in the day. You've never mentioned him before. Why would I? I ain't seen him in decades, and the love of the ring brought it all back. I could tell it was one of his the moment I saw it. Bastard's improved, though. More than I thought possible. Oh, it was a nice ring. Worth a few gil, mate. It matters, because engraving metal's a nightmare, and I've got no bloody idea how he managed it. The fact is, I couldn't make anything even half that detailed. No, patata! So what? You're an armorer, not a jeweler. I'm the Idaway's master craftsman. I'm not stealing a living at some backwater village forge. My armor keeps you lot safe, and my swords keep you... As far as I'm concerned, every swing of my hammer's another blow struck in the name of our... Because the curse breakers, and I refuse to be... Very well. Bellissimo. Why don't we go and pay him a visit? Non l'hai fatto gridare comunque. Hai ragione. Then just this once. Make peace with being second best. Swallow your pride, and focus all your energies on the task at hand. Keeping the curse breakers armed and armored. Provided you can do that, you'll hear no complaints from me. What do you say, Blackthorn? It's not like you'll be going alone. All right. Magic. Però adesso mi chiede di andare a ammazzare Zoltan, comunque. In Dravosht, my old village. Dravosht, eh? Just north of the fields of Corrupt, got that, Clive? Sì. And I'll make sure Blackthorn don't get... Good luck with that. Così non è più il secondo. Esatto, che patate. Io ho fatto una battuta e sono stata ignorata. No, non è per niente ignorata. Che cazzo? Chi era quella roba lì? Ah, no, erano queste. Allora, vediamo. Prima la fabbro 3. Vedi, dovrebbero darci uno slot in più di accessorio. Anello, slot in più di accessorio. Che paura è qua. Kicked out already? No. This charmer ain't letting anyone through. Why are the gates closed? Chief's orders. No one's allowed in without his say-so. Not that I'd have let you in anyway. You look like trouble. I suggest you go home. That's what I'm trying to do, you little prick. You've changed a bit, have you, Snotty? No. It isn't. Blackthorn. A
Non so, no, sì, eh. Perché Black non ha la bruciatura e Wade non poteva averla? Scusami. It was meant to be a surprise, but since you are so nicely, I'm here to see Zoltan, you fucking numbskull. No. All right. Just don't go starting anything with the chief. Aha. Cosa te lo fa pensare? Ora comincia la musica dei Looney Tunes. I promise I won't throw the first punch. Not good enough for you. Guarda che sta sorridendo. Go on then. Lui vuole morire così. Much obliged. Cioè Zoltan me lo fai vedere? E Lord Giudice Satan, no? Nuovo capo degli Scudi Neri. Parrebbe. Quindi serve una quest per aprire questo posto, incredibile. Stai facendo ciò? Mangiando esseri umani. So this is Dravosht. Not much going on, is there? It's a smithing town. Guardo le cocolli in fondo. When I was a lad, you'd have to shout to be heard over the sound of hammer on anvil. Oh, sì. Clive, you're good with people. Hey, you ain't backing out now, are you? There's a river of bad blood between me and the chief. Lo guardo, se l'incontro lo meno. All right. I appreciate. He'll be near the forge on the hill. It was our master's. The forge on the hill. Good luck. Oh, buona fortuna, tutto goffo. Ok, va bene. But if we can't fire the forges, how are we going to earn our keep? Shut your hole. The chief will think of something. Wonder why Blackthorn and Zoltan fell out. Hammer envy? Our master always liked to keep an eye on the village. That's why he built his forge up on the hill. Sì. Come mi ha guardato? Addirittura qualcosa di nuovo? Vabbè, sarà una musica. I have some things for sale. Sì, called it. Farewell, traveler. Ecco, c'è un'altra porta che si apre. Sorry. Questo Savi. Savi? Savi. Cave di Dravosht. What's the point of mining this shit if no one can use it? Attenzione, sono persone diverse, non hanno tutti lo stesso cappottone di... We'll be out of a job. Di Altiscia. No, non è Altiscia di... l'altra unica città del gioco. Stanno? Sì. Ah, ma quelle lavoravano nella fabbrica. Miners only. Can't have you tripping head first into a pile and bringing the whole place down. C'è una parte di questa hosta in cui sembra che qualcuno si è inciampato sul piano. Si vedono tipo nove tasti contemporaneamente. Ok. Prego, sprinta, bro. No, questo è dentro. Lo so. Però potevano farlo sprintare, non succedeva niente, eh? No. Ho paura che la PS5 non ce la faceva. La gente faceva esplodere tutto, se andava troppo veloce, tagliava tutto quanto. Hotter! Hotter, damn it! Those miserable flames wouldn't melt butter, let alone iron! Pardon the intrusion. I'm looking for the chief. That'd be me. It's a pleasure to meet you. I'll bet it is. Keep the gates closed, I tell him. Well done, Snotty. You're not welcome here. Get out. Dagli una sberla. Before things turn nasty. Blackthorn's here. What did you say? He's traveled a long way to see you. Yes, has he? He's waiting. Down by the gates. Then I suggest you take him with you when you leave. Didn't you apprentice together? So what if we did?
fuck! We're getting nowhere! These bearers' flames are next to bloody useless! We're never gonna be able to fire up the forges unless we can find some new crystals! I'm a busy man, as you can see, so do me a favor. Accendi quella, quella forgia, per favore. If you're struggling to find your way out, ask Blackthorn. That prick knows exactly where the exit is. He's not wanted here. Si è arrabbiato perché se n'è andato. Esatto. Si è arrabbiato perché se n'è andato. Ma fagli una palla di fuoco, una combustione. Sì, incenerisce pure i portatori, lo sbaglio. Esatto. Please, chief, you've got to do something. Ah, quella è caduta. I suppose we could try working copper instead if we had the ore. I thought I'd made myself clear. This. Beh, non male che Clive ci sa fare con le parole, eh. Bravissimo lui, un grande diplomata. Convinto proprio, mamma mia. Let me guess. Zoltan told you to piss off. As a personal favor to him, yes. Okay. Well, at least he didn't beat about the bush. There'll be no talking him round. Not after what I did. Okay. Which is what exactly? If we're to help, we need to know. What turned the village against you? I left. Yeah. Ravaged. Zoltan. The burden of leadership our dying master dropped in our laps. There are two kinds of smiths in this world, you see. My kind, who are in it for the love of the craft, who labor on a single piece from dawn to dusk to get it just right. And the other kind, who are in it for different reasons. People like Zoltan, whose work is quick and cheap. The kind of smiths who shit out a few hundred blades, reap the profit, and divvy it out among themselves. There wasn't a single day we weren't at each other's throats. And bit by bit, people started taking sides. You would have torn Dravosh in half had it gone on. So, I left. You didn't have to do that. Zoltan's a better chief than I would have been. His way of doing things kept food on people's tables. Until the crystals run out at any rate. Without magic to fire the furnaces, this place is as good as dead. It depends on how you look at it, though. Hmm. There's got to be other ways of making fire. Thanks to Sid's ingenuity, yeah. He saw all of this coming. New crystals were the problem, not the solution. And spent years coming up with ways of... You know what I mean, though, right? Carbon. Where there's a will, there's a way. What I'm trying to say is that it's not your fault. It doesn't matter whose fault it is. I don't want to be the greatest smith alive just because I happen to be the last. No! Clive, Dravosh won't last long without Zoe. Do you think it's the way I see it? Hold on, Blackfort. Sid made those things for us, and you'd be fro... Oh, in all one, right. This place was your home. Sid's creations were never meant to be hoarded. It was let this be another step on the road to freeing Malastia from the prison of the Crystal. Dravosh will show the world that... Wouldn't you agree? Well, of course. It's like hearing Sid speak from beyond the grave. Thank you, Clive. Shall I go and fetch the plant? I know, I'm off. I'll be needing some help, though. Building a furnace, isn't it? Do us a And I've got a job for you too, Clive. I need leather looking for us. Time for a spot. E ti pareva. E ti pareva. Andiamo. Ambrosia. Salamandre. Pensa che Ambrosia è opzionale. Poi passi più tempo senza agire che con Gilco. Let's make this quick, shall we? Eh beh, sì, è vero.
Uè. Ah no, si è spostato. Ha rovinato tutto. Cazzo, è forte sta cosa per me. No! Vabbè. Non avrò mai pronto la Giga Flare, eh. Comunque sei a livello 41 e posso a 35. Ah, solo una. Si è fatto quello che si poteva. Farewell. Pensa a fare fuoco fatuo, i satelliti di Bahamut e combustione. Più alcune specie sono solite abbandonare la coda per sfuggire i predatori. Quali predatori? Sono grosse quanto un elefantino indiano, cioè non capisco. Non capisco. E volano. Gli jaguaro sputano fuoco, cioè che cosa dovrebbe cacciare quella roba? Infatti. Il ciocobo rosso, cioè che cosa. What's this all about then? Don't know. Any trouble finding this? Nothing I could. There should be plenty. Right then, time to put these louts to work. If everyone pulls their weight, we'll be. Tutti sconvolti. Well, I'll be damned. I honestly didn't think it'd work. But it's hot enough, all right. And without a single crystal in sight. You know what this means, don't you? I do, yeah. Dravosht is saved. Riconoscenza, su. Guardate contento. Sorry about earlier. I take back everything I said. That thing you've built us is an honest to God's marvel. You've saved our village. It's Bloodthorn you should be thanking. Give this to him, would you? No. No, okay. Ed Cole's cinders. After he left, I spent years trying to eke the most out of him. That there was my answer. Chuck it in the fire, and your forge will burn our secret for yours. Niente, solo più bravo Zoro. I always envied Blackthorn since the day I became chief. No amount of sleepless nights at the Anvil will ever bridge that gap, though. But he took all his talent and left. Is it any wonder I hate his. The cinders would mean more coming from you. Ah. I need to forgive him first. And that's not gonna happen. Eo, bello, eh? Meglio. Well, you know what they say? Oriflam weren't built in a day and all that. These things take time. Especially when they involve two geezers who hold grudges tighter than their hammers. But what matters is, Blackthorn's got that twinkle back in his eye. And I call that. I reckon he's going to be at it a while yet, though, so why don't you head off with us? I'll see that the old git gets home safe and sound. See that you both do. I'll save the cinders till then. All right. It'll be a nice little surprise for him. Yeah, that's not Black. Andiamo a uccidere la gente. Eh sì. Fare il veleno. Madonna, infatti. Dai, stai un po' calmo. Non ansimare così. Bello questo scontro con Odino. Vero? Si vede che il gioco vuole proprio darti quel ritmo per farti capire che la situazione è ripida.
This is no time to ride. Che è un po' il motto della sua vita. No use calling Ambrosia now. Certamente non quello di Barnabas. This is no time to ride. Not here. Ormai non serve neanche Ambrosia. Combustione sono troppo divertente. Sì. Ma proprio io mi manca combustione. Cazzo di schifo. Tu non le hai viste bene queste cose. Oddio, sono tremendi. È vero. Pure il goblin. Sì. Dai, su! Vabbè. Li spacchiamo comunque. La creatura da cui è stato strappato questo globo è comunemente nota come vedova piangente, poiché non produce il suo veleno nelle ghiandole salivari, ma dal dotto lacrimale. Ah, ecco perché. Ok, d'accordo. Mamma mia. Che bello! Evviva! Però non basta vi faceva mangiare lo stufato di scorpione, comunque. Esatto. Gentlemen, yeah. Ma non è possibile. We didn't want to outstay our welcome. The whole village turned out for a go on the bellows after you left. Everyone except Zoltan has. Oh, but that reminds me. Ok, frammenti neri, fuligginosi estratti recentemente dalle altrettanto nere e fuligginose profondità delle miniere di Lasvod. Pick old Cinder. How'd you come by this? Conosceva. Io se lo uso da 10 anni. Esatto, non è quello il segreto. And you're sure he wanted me to have it? I'm sure. Oh. Naruhodo. Yeah. You know I could never leave this place, don't you? Every time you put on mail, you there's no greater honor for us. I'm not about to go crawling back to Zoltan for forgiveness. And if that helps save even a single life, what was it you said he called me? A genius. Guardate. He spent sleepless night trying to copy me, did he? Sounds like I better get to work. I've got a reputation to uphold. Intanto l'anello. I don't know how you pair put up with me, but I'm grateful now. Where was I? Guardalo! About to put Zoltan back in his place. Felicissimo. Sì. I ain't got the art to tell him how similar they are. A little healthy competition should be. You're not wrong. Still, it's a shame him and Zoltan couldn't let bygones be bygones. No use grumbling about it now. That Blackthorn's happy. Or as near to happy as he get. Ah, boss. La cintura per antonomasia. What do I owe the honor?
What do you want? Oddio, addirittura non possiamo farla. Lingua di pietra. E così la fine nutrirà un nuovo inizio. Decorata con l'antico simbolo del divoratore di mondi. Ora che l'hai trovato, la tua ricerca per la cintura perfetta si è conclusa. Forse è appena iniziata. È la prima volta che vediamo un oggetto dorato. Attenzione. Ora la piuma cometa. Lo ricalco. Is there all you need? Perché c'era un simbolo in più. There's no one like our Nan. No. No. Your lad's worth double that. Oh. Oh. I've never looked back. Santo vi dico. You take care now. È santo. A differenza di designer delle side quest. Secondo me un sacco di cose. Ah, giusto. Essere... Ribadiamo una cosa che sì, è stata detta ieri. Sì, però magari. Volevo dire all'introduzione, mi sono dimenticato. Perché è stata accelerata, ma. Potevano fare veramente un gioco lineare action, mainline story only. E poi nella modalità Final Fantasy. Mettere le quest secondarie. Esatto. Dirlo, nel New così Game la Plus. Gente non rompeva nel le New scale. Game Plus, esatto. Esattamente. Così è anche, cioè, non è più la fretta sì. Di avanzare con la trama, e quindi te le godi di più. Perché sai già come va. Va bene, sì, dai, vuole qualcosa per il terreno. Dai, cosa gli dobbiamo portare? With Morbles. I know Morbles are possessed of a highly choleric temperament. The fire which drives them. Fammi vedere un Morble piccolo nel vasetto. I believe that by grafting a Morble vine to a Morganbeard, the endeavor, I assure you, is scientifically sound. Sì, però stai creando un abominio, probabilmente. Sì. That is correct. As for the Morble, I fear ordinary may not suffice. Oh oh. Why? A notice Ah, l'ultima, probabilmente. I shan't keep you any longer. I know you have. Non credo sia non può mettere il Marlboro l'ultima cosa. Sono d'accordo con te. Non sarà l'ultima. Più che altro. Voglio anche chiarire ai ragazzi, o comunque chi sta guardando questa strana creatura di format, che il motivo per il quale in questo titolo ti viene voglia di skippare o di accelerare le quest con la lettura veloce, nonostante ormai ci sia stata già conferma sia della qualità narrativa che della bellezza del doppiaggio, è che c'è una tale dissonanza tra la storyline e le quest come struttura, qualità e gameplay che ti dà proprio fastidio. Quindi dici, ok, vabbè. Così stai dicendo le quest secondarie sono tutte una merda. Io direi che siccome la quest principale è così figa... Detto. No. C'è una dissonanza... La dissonanza significa che la quest principale è fighissima e la quest secondaria sono una merda. È proprio diverso. Non è che la quest principale è fighissima e la quest sono una merda, che sono proprio due giochi diversi. Proprio diversi. E quindi sono dissonanti l'uno con l'altro. Allora. Possiamo metterne l'80% del New Game Plus. Esattamente. Mettevi qui. Ma non mi hai fatto leggere che diceva di tuo fratello che non ama le carote. Diceva una cosa carina. Ah, sì? Non è che puoi saltare dialoghi così. Sono il carote rosone. Ok, vabbè, che la chiama carota probabilmente. Sì. Eccola, carota. Se mai dovessi imbatterti in una carota rossa che affiora dall'acquitrina di tre canne, guardati bene dall'estrarre dal suolo paludoso. Si tratta in realtà di un ortaggio completamente diverso, ovvero di una specie esotica di molboro che fa uso di un visiccio simile a una carota al fine di attirare la sua preda per emergere al terreno e inghiottire un solo boccone. Una stratagemma crudele da parte della natura che volge a suo favore anche i periodi di magra. È bellissimo. Sì. Ma dov'è? Acque sussurranti. Vabbè, sì, la palude per forza, quindi l'ha detto. Acquitrino, sarà acquitrino, no? No. Eccola. Ah, sì. Se non la risolvevano, perché così ho capito, anche modalità Final Fantasy suonava più esatto. Il gioco di ruolo con le quest. Sì, sì, bastava fare due leggeri design diversi, invece così è... Vabbè. Ma che dovevano toglierle completamente? No, no. Dovevano solo metterne poche. Magari le principali, più importanti. Sì, te l'ho detto, Quinten, Blackthorn, Charon, Mele. Basta. Oh, finalmente! Ricordi quando siamo venuti qua, abbiamo deciso di andare a caccia.
Dov'è la carota, però? Che figo. Arrabbiatissimo. Madonna. Ah, di già? Io speravo che facesse il bravo. Non è normale, non è strano la fisica. Sì. Sta a vedere, voglio preparare un setup di distruzione che non si sogna proprio. È l'unico attacco del gioco che ti fa sto effetto, tra l'altro. No, non è vero, poi mi fanno cadere. Sì, ma non svenire così. Sì. Sì? Forse è il veleno dell'assassino, ma... Ok, farò sto ragione. Ero semi-pronto. E come se avessero avuto in mente di fare questi effetti da GDR e poi li avevano abbandonati? Ok, adesso prepariamo il setup della morte. Aia. Dicevamo. Va bene. Come sì, perché dalla facciata poi rimane, rimane lì. Via, cattivi, forza. Ascendenza però non l'ha attivata. No, ancora. Non capisco perché. Si sposta. Ah. Esatto, mi ha spostato. Ha rovinato tutto il mio piano. Però l'ha sentito, dai. Doveva andare meglio, ma... È il mio record. Ha funzionato il piano. Io avrei voluto usarla, sta mossa. Figa sta cosa, l'ho mai vista. Ho un po' rotto l'inquadratura, però qui sta. Ah no, siamo troppo lontano. Il berserk fa un sacco, cioè questa cosa fa un sacco di danno alla stabilità, è bellissimo. Vabbè, non ci basta, non ci serve niente, dai. Forse però questo sì, dai, parafulmine sì. Aia. No, questi po' sono bellissimi da fare perfect, no damage, eccetera. Oh. Basta, ti carica la trascendenza. Ti carica la trascendenza completamente. Fantastico. Tanto uno potrebbe pensare di fare trascendenza, mosse e poi ricaricarla così. Fio, tutte due cose nuove. Si dice che un molboro fiorisca soltanto una volta ogni 30 anni. E che in tale occasione il suo fiore metta un tale fetore che mosche, insetti, avvoltoi e altri saprofagi ne vengono attirati da migliaia di distanza. Questo garantisce l'impollinazione del fiore, poi il molboro divora tutte le creature attirate in seguito.
Questi tentacoli attaccati al corpo di Marlboro sul lato inferiore vengono utilizzati principalmente per muoversi, tuttavia in caso di necessità possono anche fungere da radici temporanee. That was definitely anything but ordinary. Now, let's get this vine back to the yard. Let's go. Tu sembra una pozione in più, probabilmente. Sì, ovvio, tu pensi il borsello. No, probabilmente ti dà la pozione più potente, non prendeva in più. Sarebbe strano, ti desse una pozione in più, visto che è legato alla... a fare fiorire le barbe lì. Tipo, si paura per le pozioni, potranno essere New Game Plus. Lo ribilanciare. Sid, can't help but notice that your satchel is twitching in a most violent manner. Bene. Yeah. It's your problem now. Ecco. What an amazing specimen. The flesh positively throbs with vita. When I successfully graft this to the Morgan Beards, I suspect the results will be immediate. Cioè, sarebbe bellissimo se fosse un piccolo molborino. Ecco, l'ho detto prima, sì, lo vorrei tantissimo. Cammina ben giro, non lo faranno mai. No, dove sono i molboro piccoli che si muovono? No, volevo il piccolo, cioè, ci sono pure i Minion su Final Fantasy 14, i mini molborini. Ce n'è pure uno col vestitino. C'è un molboro col vestitino, che è rarissimo tra l'altro ottenere. Proprio la guarda, si è evoluto proprio. Just as I hoped. Witness how the Morgan Beards have taken to the blighted soil. Why, I dare say such a vine graft would yield similar results when applied to other specimens as well. I'm glad I could be of assistance. You've not only helped to sit. Do you recall the extract with which I took a moment to distill some more, but this time with the petals from the invigorated Morgan Beards. And would you believe? Its potency has nearly doubled. You must accept this file as thanks for your assistance. Carino che cambi l'ambiente. Esatto. Però volevo il molboro. Però non è la Mother Base. Un po' di molboro, grazie. Di Peace Walker, esatto. Ok, necessario per aumentare la potenza. D'accordo. Se aggiungere l'estratto di petali di barba di Morgan, pozione curativa rafforzante, aumenta la potenza, figuriamoci cosa succederebbe se ci aggiungesse l'estratto di petali di barba di Morgan, potenziato ulteriormente con il vigore di molboro. Vabbè. E due monetine, perché Massimizzata. Ling, no. No. Che è? Vabbè. Ok. Allow me to thank you again, Master Sid. I do believe. A few more of these and the Deadlands will seem less dead. These flowers are beautiful. Che poi non abbiamo neanche usato la pozione per fare 111k, eh? Sarebbero stati forse 130 con la pozioncina. Ho finito? Grazie. Adesso andiamo a ammazzare il tipo. Esatto. Sid, oggi ero in camper, fetching your men. Mo vado. Siete voi che mi continuate a disturbare, eh? Miss Shirley, il giro più lungo del mondo. No, non è vero. Bella la musica. Madonna. Thank goodness you're back. Is this what you needed? Yes, it is. Thank you, Clive. I'm loath to give a patient Alicia, but Taya's right. Sometimes it's all we can do. A single dose dulls even the most agonizing pain and all other sensation with it. It may be a gentle way to die, but it is death nonetheless. I wish there was another way.
How are you feeling? Light. Mid-year. Ah, l'ha già drogato, oh, okay. Drifting. Perché altrimenti era una domanda un po' del cazzo, cioè. Good. Just relax. Let the waves carry you to a better place. Thank you, Daya. I'm so proud of you. He's gone. Thank you, Rodrigo. And you, Clive? I'll see that he's properly laid to rest. Chaff. The man you had today was my mentor. Ma fondo, sì. I was still a child when they shipped me to their triage tents to treat the wounded with my gift. But in such blighted lands, I was next to useless. An art we would be lost without. Tears of mercy were his gift to the bearers of the world. And the kindness Cid would have approved of. You know as well as I what life is like for a bearer soldier. A commander may care nothing for the bearer spent in his service. But my mentor's gift gave the dying one fleeting moment of tranquility before the end. I've no tears left, Clive. I've seen too many of my friends taken. Something needs to change. And we need to be the ones to change it. And we will. I hope so. Non l'avrei mai detto. Cioè, nella magica è chiaramente il tizio comunque. Sì, esatto. Te lo metti in borsetta. Abbiamo raggiunto il limite finalmente. Ferro uova, roba nuova. Sì, punti di vita 2500. Natalie si riferisce per i profitti inaspettati nelle botteghe di Darimil per dimostrare la gratitudine dell'intera città per il vostro aiuto. Ha espresso il desiderio di un certo Lord Underhill. Oddio, vabbè, è stato bellissimo. Anello del colpo rapido. Oddio, potrebbe essere interessante. Oh, oh, guanti di Genji. Di Genji. E Nico, oddio, quello è un materiale. Oddio, quanti di Genji, bellissimo. Ok. Ehi, mi dispiace, io vorrei tanto, no. Ma basta, cioè. Non sopravvivo. Però 2500 voti sono 8. Guarda che roba. Ricorda di comprare pozioni. Per... sì. Io posso togliere Titano e mettermi il Perry dei cazzottoni, se non volesse, no? Potrei mettermi... cosa, il Perry dei cazzottoni? Quello, perché sai che c'è anche il Perry dei cazzotti multipli. Perché dovresti togliere Titano? No, non hai per nessuna ragione, infatti hai ragione. Fuck. Non basta ancora. Però posso togliermi questo. Mettermi questo. Fare questo. Dai, potrebbe andare bene. Proviamolo. Cole said it was an army of a cash. Le pozioni. Still alive, are ya? Sì. Ci si lavora. You'll not find a better price than that. It'd better all be here. Is that all? Per ora. Credo che appaiono i soldi venduti. Ok. Yeah. Non ho mai offerto da bere.
te lo sei scordato che può fare il giro da bere alle persone. Una volta l'abbiamo fatto solo, è vero? E poi non hai salvato. È vero, hai avuto sto flash che è corretto. Non abbiamo mai offerto da bere. Così sblocca qualche altra questa secondaria. Guarda che figo. Dai che vola! Non ancora, lo farà magari in un momento critico. Dopo, quando devono scappare. Esatto. Così Dantezuken li prende meglio. Sì, e così cadono, si spogliano per benino. Byron, Joshua, il loro uso ormai è quello. All right, Clive. My dad had it all worked out. He'd be proud of you, Mid. His writings may have helped, but this achievement is all yours. Can we catch them? The Aineyar is one of the largest, fastest vessels ever built. And it won't help she has the wind at her back. Any other ship would be hard-pressed to keep pace with her, let alone reel her in. But this isn't any other ship. This is the Enterprise! Aww. And the world's never seen anything like my dad's engine. It certainly hasn't. Dai, chiamalo Highwind, il motore. Clive, what do you know of Barnabas Tharm? Only what the bards sing. Hmm. Ti ha rotto il culo, eh? He sailed to Ash from southern lands. That it was his mastery of the blade which won him the throne. Quindi non è dei gemelli, no, lui. And that his sword, Odin's sword, can sever the very threads of creation. But don't lose any sleep over a last tilt. We'll do what we must to survive. What we must. The light! I thought this cove was meant to be hidden. Mid! Company! Eh? We'll hold them off until the ship is ready. But hurry! Bullets! All hands! Man your stations! È figo! Thorgal così. Non è realistico, non c'è nessuna singola bestemmia su Gregor. È vero. Everyone with me? Gilda. È molto Dragon Ball contro Broly. Ah, sono messo. Forse muore Gil, fa casino. C'è troppa attesa, come se non ci sarà combattimento. C'è? Sembrava che l'attesa fosse da... Sì. Sì. L'ha presa Barnabas. No, dicevo Gil che ci fosse qua, che successe qualcosa di cazzi, dicevo. Speriamo, va. Io penso che potevi prenderti... una bellissima combustione qua. Vero? Perché io ho build dei boss adesso. Se io ho il loadout, continuo a dire. In realtà la fiamma della rinascita è il miglior AOE del gioco probabilmente, a pensarci bene. Tutti in fila! Pensa, qua potevano metterci una barra di completamento, una cosa. Sì. Ah, un megafono. Sì. Sì, però vai, non è che dici questo è il mio ultimo giorno prima della pensione, giusto? No, mai, cioè. Oppure mi sento vivo, non mi sono mai sentito e poi mi crepi, giusto? Perché Barnabas t'ammazza. Che Byron no, Byron sta benissimo, no, nessuno lo tocca, non lo deve toccare nessuno, non c'è stato, è stato incazzatissimo. Ah.
anche visto l'attacco arrivare. Sì. Per questo non sto facendo niente. Questo dobbiamo trattare come se fosse un boss. La fai una volta, mica due. Quello era Joshua, mi sembra. No, siamo messi bene, siamo messi bene. Coraggio. Morto prima. Non è nemmeno la nostra forma finale. Esatto, mancava pugno possente e mega fusione, che secondo me è un vero deal breaker con i danni. Erano tanti comunque, eh? Una trentina. Non dirlo. È Frankenstein. È Frankenstein Junior così. You heard the captain? Gav, non mi fare il background. No, Sta regia è sempre preoccupante. Sì. Lo dicevo che tornava. Non uccidere nessuno, ti prego. Confounded. Then it is as I feared. Sleipnir is no man, but the creation of Odin. E brava. Farsi scopare. Volevo dire sì, per farlo. Per montarlo. Guarda. Cioè, no, volevo dire. Guarda, hai visto? Sì. Ecco, qui no, ancora peggio. Che tu pensassi? This is fiery fundament. Have you no normal enemies? Oh no, se li scopa tutti. Up for another round. Oh, madonna. No. Ma poi, there was a time people called me the executioner. No, sta pericolosa per tutti. No matter, heads will roll. All the same. Mate, new plan! You leave, we follow! Follow? Swimming, are you? Oh, bugger me! Con Phoenix, dai, Mid, con Phoenix vi seguono, andate via. Poi questa cosa comunque è un po' una super cazzola, perché ovviamente è di fiamme, quindi non dovresti starci sopra, però facciamogliela passare. Facciamo finta che se Joshua il controllo alle fiamme, esatto, che non bruciano. Sì, ma che famo qua? Qua è pericoloso. Tipo qua un timer, sono infiniti. Ma che sono scarsi. Mamma mia, predicto comunque. Palesemente non blind. Guarda, questo a livello 4 farà un casino qua. Non lo userò mai, l'ho troppo a tutto nervi, questa cosa devo aspettare. E poi dei colpi che non sono neanche precisi. Qua non si capisce un cazzo perché ti aggrano tutti. Dammi un attacco. Ah, ma ha fatto un attacco del gatto, vabbè. Quindi qua no, sono le gangbang, ok. È una tradizione dei territori meridionali, delle terre meridionali. Gangbang in due al centro, chiaramente. Lui è seduto sul divano. Sarà come muoiono disintegrando di energie. Scarsi.
È come The One, hanno diviso il loro potere in 30. No, e allora, eh? Senti più il party qua che quando è il party. Sì, è vero. Il che è una figata, guarda. Vabbè. No. Bellissimo. Che bella sta cosa. Potrebbe usare le gambe di Ifrit, magari. Potrebbe fare la trascendenzina. Comunque, un goletto, diciamo, un pochino più super umano. Però. Ma magari lo tirate su prima. Esatto. Guarda, tipo motoscafo. Cleve cade in acqua. E va a fondo. Che bello. Bene, bene, ah, dai. Ah, questa è Lainar. Sì. Guarda che regia è bella questa, cavolo. What do you want? That's quite a mess you've made. And wholly unnecessary. You are my offering to Muthos. I would not see you damaged. Ah, che era infatti circondata da cadaveri. Now back to your stations. Every bell spent treading water puts another leak between us and the galleon. Cioè, possiamo parlare per favore un secondo? Che belli sti dettagli diegetici, no? Quello che attivano là. Mid has a spare engine. Ecco che sono ferme. Since you rose from the grave, my fortunes have plummeted. Are you absolutely certain of this quest of yours, Clive? The foes you face are as terrible as they are. Però lui sta tornando a casa e sono tranquilla. Sì. Aye. And they'd have us live and die on their terms, which should answer your question. You have that same stubborn look as your father did when he set his mind to something. On the battlefield, I am but a single axe, a deadly one, mind, but a single one nonetheless. Yet what you require is a thousand, and I believe my old friend in Brandalar can provide them. Take care, Clive. I have many more tales of your father's exploits to share. And I cannot very well do that if you're dead. Again. Good luck, Uncle. And may fair winds attend you. As for you, Joshua, take care. I shall do my best, Uncle. La tua setta. Esatto. Gli adoratori di uccelli. Bello lui. Tanto si mette a remare. Esatto, lui. È un treno. No, perché ti fa capire comunque lui se fa comunque sì, aveva il titolo e tutto, però si è rotto il culo. Esatto. Non è che ha avuto tutto servito. Esatto. Do keep up, my boy.
Well, you can't have him showing us up now, can we? We would never hear the end of it. Oh. Pericolosissima quella sfera di fuoco fluttuante su una nave in legno, però è anche fatta di pietra magica. Cosa? Ah, eccolo. Ah, Dion. Si è allontanato lentissimo. È tornato a casa. Sì. Greek of mercy. Per farsi salire un po' più la depressione, immagino. Guarda che bello che è da guardare. Le inquadrature, le animazioni, la performance capture, è incredibile. Continua a esserlo. Stringe la lancia. All this. What have I done? My lord. Perché è così importante sta ragazzina? Ma tu dici che è sempre la stessa? Sì, è assolutamente sempre la stessa. È sempre la stessa. Ma se era affanculo dall'altro lato? È sempre la stessa. E allora è ultima, perché non è possibile si teletrasporta. E a sto punto, guarda, lo dici. Perché, perché prima stava, io ti giuro, prima stava lì dopo le flashback, poi sei stata con quando ti c'era Josh e adesso è qui. Però qua ha più senso che ci sia, perché comunque con Josh, la gente che era con Josh stava facendo il cammino per arrivare qua. Però è sempre la stessa, è sempre la stessa. Come c'è arrivata? Vabbè, niente. Tu scherzi, magari è ultima davvero. Che frega di cosetto qua, manca ormai più poteri, è uno esatto. Stronzetto, non sta nulla. Che meraviglia. Botte! Benedetto da correnti deboli e acque calde, lo stretto permette di raggiungere velocemente il dominio Oriflam e Stonehear, con cui non siamo mai stati ovviamente, senza dover attraversare i ben più pericolosi mari esterni. Oh, questo, vedi? Che perché dai, è un film, però figo, ci cioè, andiamo. Guarda l'acqua. E gira quei motori a farla volare. Any ship heading north has to round Zemeckis and put through the narrow. Maintain our current bearing north northeast and we'll catch the black galleon before she vanishes again. What's to prevent her from circling around Ash from the south? With these winds in those waters, it's taken forever and a fortnight to reach Stonehear. Mid knows what she's talking about, Clive. Better than any of us lot, anyway. I see we do as she tells. Sails on the horizon. She's ours. Guarda, quante. Siamo veloci, eh. È veramente veloce sta nave, guarda che roba. Cazzo, è veramente lei? Oh no. C'è Barnabas là sopra. Let's see what this girl can do. Comunque quando prende la trama non molla, eh. Oddio. Oddio. Where one leads, so does the other follow. The bond of consciousness which joins them condemning both to the same fate. Yet my every attempt to strike it from their hearts serves only to tighten its hold. Chissà se gli lancerà Odino come energia volontariamente alla fine per esaudire Mythos. Fascinating. Ah.
There is not my blade cannot sever. È mezzo Dino, senza le cornina, e vabbè, è qui, si fa. Ma anche solo le idee, che figata è sta cosa. Oddio! Erano un po' troppo tranquilli, eh. Cos'è? Tony. Merda. Sì. Questa è una cosa originale, cavolo. In che senso? Perché stare su una nave, l'abordaggio. Eh sì, lo scontro sulla nave c'è con Leviathan 14. Però più che una nave è una piattaforma fatta apposta per combattere. Venite qua. Madonna. Ho fatto follow up perché sono cretino. Ma chissà se la cosa la mamma avrà. Secondo me sì, spero di sì, spero tanto di sì. Spero tanto di sì. Dai su, one kill. Io lo porterei fuori, non so se arrivano. Ho paura che... Sì, che arrivo. Dai, su. Sarebbe da testare. Ok, via. Vai giù. Mamma mia, se funziona. Lo cancelli, lo sviluppo lo cancelli. Ok.
non si attacca. Già. I need to hurry. Che figata. No! E non può ucciderli. Tutti i nomi nordici. E poi lui non ha mai accusato il consumo di etere. Oddio, cioè, no. No, parlo di Clive. No, Clive mai, mai. Quindi probabilmente ha tipo lui ha l'etere infinito. Sì, esatto. Speciale. Se c'è anche il limitato potere, probabilmente appunto è fotonico. Assolutamente. Sono solo il fuoco, sta gridando quello. Ma non lo usi fuori terreno. Lo so, ma quello viola cos'era? Cooldown o danni? Cooldown. Ma di 10, mica di 13 secondi li toglie. Sì, ma fuori terreno l'hai tolto. Lo so, infatti non l'avevo già. Guarda che poverini. Oh. No, ho fatto bene la nave. Explain later. Hands. Can you walk? Out of here I can.
stand still. Phoenix, are you not the dominant of fire? I see naught before me but a guttering flame. Ha ragione lui. Sì. Oh no. Porca troia, ha tagliato il mare. Porca puttana, ha tagliato il mare. Vabbè. Oddio. Oddio. No, vabbè. No, vabbè. Che cazzo sta succedendo? Non è possibile. Non è possibile che sta succedendo questa cosa. Ed è rimasto tagliato. Non ci sono fatti niente. Tanta è l'energia che lo tiene separato. Perché l'ho un po' confuso. Can you go on? Sono tutti forti tranne noi. Da qua. Oddio, che figata. But to where? Ha fatto così bene. Così scenico. Ricordi come è finita l'altra volta? What did you do to Joshua? The Phoenix? Oh, I expect he will survive. This consciousness in which you coil your feeble souls is grown thick with desperation. And thus has my master turned to my blade. The world will soon be painted in black, and all that live shall gather in death's autumn wake. Not if we remove the cause of this misery. Not if we destroy the last of the mother crystals and restore balance to the world. Dici? Come. Do you truly think it's so simple? The blight is inevitable. Not even the Almighty might stop its endless march. Sì, raga, già capita sta cosa. Your efforts will avail us naught. Naught, that is, but suffering. You must embrace the truth, Mythos. Accept your place with the Lord. Keep it. As long as there's a chance, there's a choice. Ever led astray by your blind resolve. Detto da lui invece assolutamente. Now it
is time you learn the inevitability of your divine fate. However much it may hurt. Guardalo. Get as far away as you can. Clive, no. Trust me, Jill. Ok. Ora la volontà shonen, quindi riuscirò a vincere. Oddio! We don't have to do this. Oh, but we do. Only to remind you of your duty. Defend yourself. Okay. In the short time since our last meeting, you have grown much. Che me l'hanno giustificata, sorriso. Che bello! No, infatti. So soon. Never. Clive! Signor interrompe? Do you not see? Your iron will weighs you down, dragging you ever further from your purpose. And what is my purpose? Mythos, who are we? What are the dominants? The breath of the Creator still warm on our lips. We carry his light that we might guide the masses in his name. We are but mighty acts of God. We are more than that. You would be nothing without what he has granted you. The power we wield is his. And yet, every time we draw upon it, it wears away at our very being. It breaks us. It unmakes us. That its immaculate aspect might reveal itself. The Icon. It is too much for even his chosen few. Apart from you, Mythos. You wield the might of many, yet your body does not answer for its avarice. What are you saying? What I am saying
is that we dominants are a means to an end. We were created for you, that you might drink deep of our strength and thereby fulfill your divine purpose. Which is? To feed. As you would know, could you only look beyond the walls of your prison of self-regard. As long as you choose to ignore this, you shall never penetrate my defenses. Still, you may take solace in the fact that you are not alone in your plight. The chains of volition shackle all of mankind, but there is yet cause to rejoice. For the Lord, in his mercy, has taken pity on his flawed creations, and shall see them restored to their proper forms. And what exactly would that be? Why, loyal servants to God. No. Manners, Lord Rosfield? They are men, like you and me. I see. Yeah. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. You mean to turn everyone Akashic? Not turn, Mythos. Oh, beh, no, Akashic poi serve. Sì. Dai. Too long has sei banale, Barnabas. Been led astray by their clamorous wills. It is time they return to a world of quiet equality, where they might once more know salvation. Salvation? And abandon everything we hold dear. We don't need your salvation. We'll save ourselves, and we'll do it on spada our own tornata terms. Sua. Not yours, and not your gods. With every defiant expression of your will, the tighter the chains of consciousness become. But perhaps that fact may be put to use. Sean è il momento. Mi ci spara Jill e la manda in Berserk. Ah no? Clive! Oh-oh. Oddio. The faster it binds you to the remaining dominance, the stronger your hunger will become. Until it leads you back to the only answer there ever was. Mayhap not by the path my master intended, but back all the same. Ash is not far. I could freeze a path. You're in no fit state. Probably not, but I can try. Don't look back! Live sconfitto. Bellissimo. Bellissimo. Clive sconfitto. Clive sconfitto. Che figata. Fidati, fidati. Io pensavo avevo un piano. Mi ci ha fatto sciottare di nuovo la merda. Oh. Esatto. Scarso. Ce l'hanno veramente fatta? E ora scopano. Sono nudi, bagnati e scopano. Sono veramente nudi. Sono veramente nudi. Sono veramente nudi. E non scopano però. No, sì, dai. Dai, scopano. Sì. Mi fa finta di dormire così. This is the second time Barnabas has bested me. I'm powerless against him. Sì. And maybe there really is nothing else for it but to give yourself to his master. Only you won't do that.
Clive, I know, would never do that. Dai, boss finale. So you believe? But do you really know me? If what Barnabas said was true, then I'm more monster than man. And each time I summon the flames from within, I burn away the things that make me who I am. Do you, though? Think of what you've used that power for, of all the people you've saved. It doesn't matter how or by whom it was granted, only how you choose to use it. And you've chosen to use it for Clive good, non dai, haven't Clive. You? Also used it to kill. What if that's my purpose? What if it's all I'm good for? You're still that same boy I grew up with. So alone. Because you failed to realize the one thing that needed saving most of all. You, Clive. You. You never once took the time to save yourself. Myself. Final fantasy. I think I might be beyond saving. No one is beyond saving. Provided they want to be saved. You fight to survive. And you survive so that you may protect those you love. It's what you do. What you've always done. And I know you're not about to change. So I'm going to help you. To give you what you need to protect us all. Give you the strength to bear it alone. But I'm not alone. These burdens I carry, my sins, my pain, my sorrow, I see now that they are all a part of me. Oh, I promise you, Jill.
find a way to escape this fate. Find a way to save each other. Together. And I promise you, Clive, that I will be there, no matter what you must become. I know. I never thought a smile could bring me so much joy. Oh, finalmente. Ha sacrificato la sua nave proprio. Non ha fregato niente. Zero. E ormai. E Jill lascia il party. Parte sottrattivo praticamente. Pure con la lingua che si piega. What of Barnabas? Do we pursue him? Io lo inseguo. No. Our paths will cross again soon enough. Whether we like it or not. Besides, there is something we must do first. Stanno. Of course. Drake's spine. The last mother crystal. The Einherjar is at the bottom of the sea. Walud won't dare move on Storm without her. But they know we're coming now. We'll need a plan. And a damn good one at that. Then let's go home and find one. Ash will have to wait. Guarda dove eravamo. Beh, in realtà, considerando... Se la fecero a piedi. Ma infatti non ho idea di come cosa, cioè, come funziona sta cosa, onestamente, ma volano sulle... No, teoricamente forse sulla nave. Sì, la li vengono a prendere col cellulare. Sì, vabbè, lancia una palla di fuoco e Joshua... Esatto. Mid says Odin split the sea in two. She's always been partial to a tall tale. But there's tall, and then there's tall. I struggle to believe it myself. I see your uncle isn't with you. He stayed with the Enterprise. After our brush with the Einherjar, she was in urgent need of repair. And my uncle knows a shipwright in Randalar. We're to join him there when we're ready to sail for Ash. You sure that's wise? Last I heard, che dobbiamo fare le secondarie, capito? Show me a city where that isn't true. Ultima's plague is spreading.
We're running out of time, aren't we? Sì, ormai la politica. We've done our best to shore up the hideaway. Valuto infatti non farà niente. Plagues will stop what's coming. Still, we'll keep at it. Non che uccidere i cristalli abbia mai fatto del bene a nessuno, fino ad ora. Ma... no, perché l'idea era che una volta spacchi tutti, appunto, sì, l'etere si liberava. Sì. Sì, però... ah, giusto. Era glaciale. Quindi è una schivata unica. Should visit Joshua. See will allow it. Guarda quel bel verde. No, di nuovo lui! È di nuovo lui! Non è possibile. Non è possibile che di nuovo lui! Final Fantasy hai veramente un problema, comunque. È una struttura del cazzo, si può dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono 6 quest. No. 8. Devi parlare col tipo per vedere quante sono sulla lista. Sono 8. Sono 8. Sono 8. Sono letteralmente 8 quest. Che hai messo fra i trofei della stanza? Non stavo per fare una battuta terribile, non la posso fare. Non si può fare. No, non si può fare. No, no. Quella è vietata. Clive. Clive, ti vedo riposato. Ti come va? Sei rilassato. Pronto? Sei più rilassato di prima. Vedi, bello fresco. Che è successo? Madonna. Ma Gesù. Ma come fai a spezzare? Ma Gil è guarita tutti male sì. Adesso. Come fai a spezzare il ritmo così? Vabbè, non voglio neanche cominciarne una. You need everything. You just guarda, vorrei un po' di ritmo. Era così bello. Vabbè, comunque allora è sbagliato, però nulla ti vieta di ignorarle. Sì, comunque, certo. Cioè, certo. Non è che non avanza la trama se non le fai. No, no, cioè, no, per no. Dire in Final Fantasy 14 qual era il problema? Che queste fetch questine scemine erano obbligatorie per la storia, sì, per andare sì, avanti. Sì, sì, qui sì, non sì. Le guardi, vai avanti, chi se ne frega. No, e le fai dopo in New Game Plus, capito? Certo, certo. Ti fai solo quelle col più che ti sbloccano la roba e si cazzi tutte le altre. Esatto. The way of all that shit. La prossima volta vola. Sì, la prossima volta vola. La prossima volta vola. Lama gelida. Profonda fu una morsa del gelo la quale lasciò il suo crudele marchio sulle loro pelli. Però scusami, io non ho capito. Lui si è ciucciato ieri Shiva. Si è fatto pure altro con Shiva. Però dico, si è ciucciato Shiva. Sì. Ma alla fine sta facendo quello che voleva ultimo. Assolutamente sta sì. Sta assolutamente facendo quello che voleva ultimo. Sì. Sì, allora. Fine. Cioè, è un po' il discorso del di God of War, andiamo contro il destino, assecondando il destino, Marcus, perché noi lo stiamo volendo, non è il destino che ci dice, ma in realtà stiamo facendo quello che dice la profezia. To build a new home there, both for themselves and for Madame. It's true. Ah, giusto, c'è lui. Mini Marduk. When I was a child, we would visit my aunt and uncle often. Sì, sì, un botte, I went to see Aunt Hannah after my uncle passed away, but Oscar. But my training is not yet complete. I warned you I might not be the easiest of masters. Rebuild her. Thank you. I will not forget this kindness, my lord. I shall go to... sì, vai, vai. I shall go to... no, tra solo lo scudino del cacchio, mi sa. Sì. Ah, no, l'insegna è... incensiere continentale. Ah, di Charon, ok. Ah. Quindi... ah, sì, sì, sì. Niente. No. Niente. No. Non si fa. Non va bene. Niente. Allora. Cioè, secondo me c'è tipo. C'era sarà una missione di fare passare la depressione a Gab che si è sentito accantonato. Sì, esatto. Non poteva competere. Capisci? No, allora la scena di loro due è molto bella anche perché rappresenta quanto potremmo essere in un universo diverso, nel senso che se Clive fosse stata una persona, un'entità, comunque una forma mentale, un ego diverso, sarebbe diventato un carnefice cannibale di creature mostruoso, mentre in quel caso è stato proprio un dono d'amore, di sacrificio per renderlo più forte, ghiacciare Odino, che ne so, come se fosse ora più forte di prima, ora riuscirà a combattere contro Odino perché ha un'altra abilità, ecco, è l'unica cosa.
Dice, io sono una sega, almeno usalo tu. Esatto. Quando dice Joshua. Però Barnabas, cioè, ultima è speciale. Guarda, Fenice. Eh no, Odino. Odino. La Fenice ce l'hai già. Qua c'è Odino. Sì. Quindi Leviathan? Vabbè. No, non c'è Leviathan, no? Perché non c'è. Lo so, no, non è nel gameplay, ma. Di trama, vabbè. Magari ci sarà, ma di gameplay. Solo che Barnabas passa da fare monologhi interessanti a delle puttanate. No, Barnabas ha sempre detto puttanate. Sì, sì, fin dal primo momento ha detto puttanate. Sì, ma proprio poco il suo primo discorso ti fa calare il latte alle ginocchia, che pure Benedicta si è asciugata in quel momento proprio. Ci ha provato un sacco, ma non si poteva. Di fatto è, sì, ah sì, signore, dammi, mio signore, dammi la mano, e voleva fare la porca, e lui è con questa mano che io governerò il mondo, cioè, capito, porca puttana. Esatto. No, cioè, Barnabas è veramente asciutto come la sabbia. Ah, super stordimento questa cosa. Cioè, è figo perché è OP ed è completamente col cervello lobotomizzato da Ultima. Perché comunque alla fine è figo, perché all'inizio pensi che lui con l'ego smisurato, però in realtà, capito, è tipo indottrinatissimo. Esatto. E quindi questa cosa è strafiga, perché non c'è niente di peggio, chiaramente, di un tizio che è sciotta, che ha la fede assoluta, perché non lo è incrollabile. Infatti sarebbe bello vederlo rompersi alla fine. Eh sì. Sì. In qualche modo. Però, appunto, non è mai stato per quanto mi riguarda, non è mai stato interessante. No, mai brillante. No, lui è il cattivo fra le ombre che sapeva la roba e aveva il fanboy lì. Sì. Però... col cazzo da cavallo, cioè... Però... lo chiamava mamma ogni tanto. Lo scontro, cioè... Del resto lo cavalca, per cui... Ogni volta che c'è un conflitto è incredibile. Sì, ma infatti guarda che per quanto mi riguarda, dover dare il consiglio, la gente dovrebbe fare quello che avrebbe dovuto fare il gioco, ovvero farsi soltanto le quest principali e lasciarsi tutte le altre per la modalità Final Fantasy. Sì. Per cui ti fa la modalità storia, te lo giochi di trama, ti godi la trama, ti fomenti come un animale. Esatto. E poi te lo giochi con la roba già sbloccata, quindi con tutto sbloccato, i nemici cazzuti. Quindi te lo giochi completo, quindi col gameplay completo, e ti fai anche le quest, quindi non è più la fretta di dire oh mio Dio cosa succede, e non hai neanche il peso di che palle. No, te lo giochi per completismo, perché così hai il quadro completo e in realtà hai anche tante informazioni che secondo me ti fanno apprezzare di più le quest secondarie. Certo che sì. Cioè così le apprezzi, però se già conosci i personaggi secondo me le apprezzi ancora di più. Sì. Perché comunque i personaggi li puoi apprezzare pure senza farti le quest secondarie, che ovviamente arricchiscono tantissimo, ma non sono fondamentali per dire che bellini che sono. Esatto. Quindi niente, devi fare quelle con più che alla fine appunto, te le hanno separate apposta. Sì. Però devono farla a priori secondo me. A rather fascinating excerpt I've been meaning to show you. Magitech? Un termine che fa la sua comparsa nei primi resoconti della civiltà dei decaduti e che descrive la loro tecnologia magica all'avanguardia. Sì. Di cui le aeronavi sono l'esempio più noto. Producevano inoltre armi del tutto indistinguibili dagli esseri viventi, il cui potere era paragonabile a quello degli dei delle leggende. I primi cronisti chiamano le tali bestie Eiconoclastes. Ah. Ed è a questo termine che gli Eikon di oggi devono il loro nome. Vabbè. Tantissime. Ok. Il resto non ci interessa però. What subject shall we consider today? The door to the shelves shall ever be open. Perfetto. Bella, bella serata. Comunque. Non come la prossima, quindi. Sarà soltanto secondaria. Spero di no. Però sì, sono 6, 8, quante sono. Però c'è da dire che la Business Division e Final Fantasy XVI sia riuscita a reinserire dopo tutto questo tempo CGI in mezzo al render come nei vecchi Final Fantasy dell'era d'oro. Che meraviglia. E poi infatti la cosa assurda è che una delle cose che io critico di più a Final Fantasy XIV è che ti fanno dei trailer di presentazione delle espansioni che hanno una CG bellissima, poi sono fomentantissimi perché hanno pure una regia incredibile. Sì. Sono proprio belli. E poi però paradossalmente non mettono mai CG all'interno delle espansioni, quando secondo me almeno all'inizio e alla fine dovrebbero metterla come chiusura dell'espansione. Poi ci sono le patch dopo, va bene, però tipo la
6.0 si chiude con la CG, poi la 6.1 magari no. Sì. Però almeno all'inizio e alla fine, secondo me dovrebbero metterla. Ed è un peccato perché appunto e si vede quando hai la CG e quindi non hai il limite tecnico dell'engine, dei modelli che sono imbalsamati praticamente ormai, e se provi a fare un'espressione un pochino più estrema si rompe tutta la faccia. Sì. Purtroppo lì vedi quanto sono bravi, cioè, ci sono delle scene spettacolari, tutte lo scontro con Xenos, quella volta in cui presentano il samurai che taglia i proiettili, fa delle robe fuori di testa, ma anche il combat, ma anche quella di presentazione di Shadowbringers è follia, ci sono sempre di una bellezza incredibile, e qui lo vedi dove hanno appunto la potenza. Cosa sotto, i cavalli sotto che galoppano. No, a livello scenico Final Fantasy non è mai stato questo livello, è incredibile, cioè ha dei picchi veramente incredibili, e dire che avevano raggiunto dei climax con il 10, il 9 che erano veramente difficili da eguagliare, eh? Il 12 questo, il 12 nelle mappe è quello che sarebbe dovuto essere il 16. Dico, ragazzi, noi adesso proseguiremo ASAP con le side quest per poi tornare da Batman. E c'è di nuovo Blackthorn con le crisi. Esatto. È durato 5 minuti. Cosa ha trovato adesso? Un paio di mutande. Cosa ha trovato adesso che non va? Vedremo. Ma forse stavolta sarà contento. No, magari è la chiusura. Esatto, sì, esatto. Che va, cioè, un ambigliettino dell'amico. Fanno pace. Mazzo di fiori. Esatto, come se l'hai per dire.